Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Vi presento subito l'ospite di quest'oggi. Si tratta di Massimiliano Lacota, il presidente dell'Unione degli Istriani. Buongiorno, 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 ben arrivato. Grazie per l'invito, grazie. Grazie di essere qua. Unione degli Istriani che si prepara a celebrare il settantesimo della fondazione. Allora, che cosa avete in programma per novembre, vero? Esatto, fervono i preparativi per questo grande evento, anche perché 70 anni per un'organizzazione come l'Unione degli Istriani è un traguardo importante in un tempo, insomma, di grandi cambiamenti, di grandi evoluzioni geopolitiche. Ma l'Unione degli Istriani ha avuto una grande importanza, un grande ruolo, soprattutto a Trieste, nel periodo in particolare tra il Memorandum di Londra, quando è nata nel 1954, certo. Nasce proprio a seguito di questo accordo che aveva restituito dopo 7 anni di occupazione anglo-militare, di occupazione militare anglo-americana a Trieste all'Italia, ma la parte nord-occidentale dell'Istria rimaneva ancora jugoslava e lo sarebbe rimasta poi fino al Trattato di Osimo. Ecco, come protesta anche rispetto alla classe dirigente degli esuli di allora, parliamo di molti anni fa, che era molto politicizzata, insomma, no? Quindi seguiva molto le correnti di governo. E può essere anche comprensibile in parte, ma forse lo faceva anche troppo, e ci fu questa rivolta all'interno degli esuli che dette vita a un nuovo organismo. Quindi che fosse indipendente dalla politica, dagli umori partitici, e da lì è nata questo grande organismo. Basta pensare che all'epoca le associazioni dalla diaspora istriana, quindi dalla fine della guerra, c'erano due grandi associazioni. Uno era il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria, che poi con gli anni si è trasformato nell'attuale Associazione delle Comunità Istriane, e poi c'era l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Zara, come si chiamava allora, poi diventata Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ecco, ci fu questa grande frattura nel mondo dell'esodo proprio dovuta a questa, quello che era considerato un cedimento del governo italiano, il fatto che il governo italiano, che contava forse anche poco ovviamente in quel periodo rispetto alle dinamiche tra i due blocchi che si erano oramai consolidate, ma insomma non aveva fatto a sufficienza per far sì che anche questa parte nord-occidentale dell'Istria, che era stata esclusa dal trattato di pace del 1947, tornasse all'Italia. E da lì ci fu appunto questa grande protesta che dette vita all'Unione. Basti pensare che in pochi giorni da quella diaspora l'associazione nacque e in pochi mesi aveva ottenuto ben 30.000 associati, che erano fuoriusciti appunto dalle altre associazioni per dar vita a questo nuovo organismo. Quindi quest'anno si celebreranno anche i 70 anni dal Memorandum di Londra. So che il Comune e le istituzioni anche regionali preparano un grosso evento e un mese dopo appunto nasce l'Unione. Quindi noi stiamo preparando appunto una serie di eventi che avranno luogo in 3 giornate ben specifiche, 28, 29 e 30 novembre. L'assemblea costitutiva dell'Unione avvenne in Largo Barriere il 28 novembre del 1954 e proprio quel giorno faremo una celebrazione ufficiale con il Comune di Trieste per ricordare questo importante evento. E il giorno 29, faccio una carrellata così certo, poi anche magari chi ci ascolta potrà farsi un'idea, il giorno 29, che sarà un venerdì, faremo un evento a Muggia. Muggia è l'unica città istriana rimasta all'Italia dopo i trattati punitivi del dopoguerra, e quindi omaggeremo Muggia con un bel concerto nel Teatro Verdi, con un ricevimento in comune, e poi il sabato 30 invece ci sarà una grande kermesse che durerà tutta la mattina e poi finirà con un pranzo poi riservato agli ospiti e anche a tutti gli associati che da fuori Trieste arriveranno, credo molto numerosi, nella Trieste Convention Center di Porto Vecchio. Quindi questo è un po' il programma che stiamo adesso allestendo nei dettagli. Benissimo. E i dettagli saranno pronti, credo, all'inizio di settembre, quindi fra circa un mese. Ci state comunque già lavorando, insomma, da tempo, perché certo, è un anniversario assolutamente importante. Quindi abbiamo visto Unione Istriani nata da una posizione ben precisa e che si differenzia, no, dal resto. E che abbiamo mantenuto nel corso dei decenni, no? Basti pensare che l'unica vera protesta poi per il Trattato di Osimo, quando poi nel 75 si firma Osimo e quindi i timori paventati dall'Unione si verificano, cioè
la parte nord-occidentale dell'Istria, quindi i comuni di Capodistria, di Isola, di Pirano, di Umago, di Citanova, di Grisignano e di Buie, passano definitivamente alla Jugoslavia e lì c'è una sollevazione a Trieste. Nasce la lista per Trieste, ma l'Unione Istriani appunto è tra gli elementi che è unica nel panorama associativo, anche lì perché le associazioni precedenti che avevano esponenti all'interno della politica ovviamente non erano apartitiche assolutamente, in qualche modo avevano sostenuto questo accordo, non si erano opposte per ragioni appunto di carattere squisitamente partitico-politiche, e anche lì l'Unione ha fatto la differenza. E questo è un motivo per cui l'Unione ha avuto sempre una posizione un po' critica rispetto anche agli ultimi eventi. Ecco, una posizione, volevo dire, proprio che il mano che nella mano di Mattarella, no? Non ecco. Perché il gesto davanti alla foiba non fosse bello. Insomma, bello, tutti simbolico, quanti vogliamo, però sì. Ma il contesto in cui è avvenuto, con l'omaggio ai combattenti del Tigre, che è stato voluto fortemente da parte slovena come una condizione sine qua non, e quella non l'abbiamo proprio digerita. Insomma. Per dire, questa è... Qualcuno ci domanda molto spesso, ma come mai esistono tante associazioni? In passato perché seguivano la, differente ovviamente posizione politica della società italiana e poi anche perché appunto ci sono queste differenze che continuano. Quindi l'associazione è benché viva, vegeta, ha migliaia di associati, molti sono i giovani che si sono avvicinati negli ultimi tempi, una cosa che io poi non pensavo si potesse avverare, anche perché abbiamo sviluppato molto i coordinamenti regionali in giro per la penisola, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Campania. E poi c'è il giorno del ricordo, ovviamente, che con la sua azione di informazione, una legge dello Stato che dice bisogna ricordare quello che avvenne e che per tanti anni è stato nascosto, ha fatto la differenza. Tant'è vero che i giovani associati sono per lo più, anzi direi la stragrande maggioranza, persone che non hanno giovani, che non hanno nessuna relazione familiare con l'esodo, non hanno parenti esuli, ma si sono innamorati di questa storia negata per tanti anni, ancora oggi mistificata purtroppo, e quindi che hanno, come dire, sentito una loro missione far parte dell'associazione e impegnarsi in prima persona per portare avanti il discorso informativo. Hanno trovato nell'associazione, proprio nell'Unione degli Istriani, una voce chiara, insomma, su quello che... Chi si riconosce ha delle idee molto chiare. In cui si può riconoscere appunto anche da parte appunto di giovani che si sono avvicinati recentemente a questa associazione. Certamente, infatti, questa è una caratteristica chiara, insomma, effettivamente. Certo, le posizioni possono sembrare molto dure a volte, molto... inamovibili, che richiamano il passato, non è così, noi guardiamo in faccia la realtà, su alcune cose ci possono essere letture differenti, su altre letture veramente che vediamo sono completamente distorte dalla realtà e noi non manchiamo di sottolinearle. Questo può dare fastidio a qualche compagine, però è una caratteristica che nel corso di tutta la vita degli Unione Istriani è stata una caratteristica ben definita. Chiaro, chiarissimo. E, al di là della celebrazione appunto del 70esimo appunto a fine novembre, no? Certo. Quelle che vengono organizzate invece un mese prima dal comune, sarete coinvolti, parteciperete, siete già stati insomma coinvolti in qualche modo? Ma certo, assolutamente, certo. Quindi daremo il nostro contributo, lo faremo come abbiamo sempre fatto e quindi sicuramente... siamo vicini a tutte le istituzioni anche perché condividono, voglio dire, lo spirito nostro della tragedia che in qualche modo, della quale in qualche modo siamo portatori di valori. Voglio anche ricordare che abbiamo invitato il governo, credo che ci sarà più di un esponente del governo in quelle giornate e quindi insomma ci prepariamo a lasciare un segno importante, che è vero che è un segno di carattere storico poi, perché 70 anni da quella tragedia sono tanti, se certo. Pensiamo che gli esuli maturi, insomma in età matura con una famiglia che hanno abbandonato l'Istria negli anni 40, negli anni 50, erano degli anni 20 quantomeno, quindi siamo in una fase veramente terminale dal punto di vista anagrafico dei delle persone, protagonisti, dei no? protagonisti, esatto. Chiaro, e quindi in questo senso è un segnale molto forte, non lo so, fra 10 anni, nell'80esimo, quante persone protagoniste saranno ancora in grado di testimoniare, bisogna fare i conti anche con questa cosa, però io direi che e questo vale anche per altre associazioni, ovviamente con tutti questi distinguo che noi a volte facciamo, voglio dire le associazioni, il corpo del mondo dell'associazione è comunque un mondo che resiste in qualche modo al tempo, complice e positivo il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo dice poi una cosa, cioè,
è tempo di bilanci, quindi 70 anni, quello che voglio dire infatti, è questo, è che vero, mi è venuto in mente adesso, è che c'è una sorta di passaggio di testimone, l'ho detto più volte in diverse occasioni. Finiti i testimoni, la legge anche lo indica, forse anche con grande lungimiranza. La legge quest'anno celebra, tra l'altro, tutto un significato di anniversari, celebra il ventennale della Costituzione. Infatti, è vero. La legge del 30 aprile 2004, quindi 20 anni fa è stata promulgata dopo diverse difficoltà anche nella stesura del testo, seppure il testo è molto limitato. Però il testo della legge è molto chiaro, dice per ricordare ci vuole il coinvolgimento delle scuole con un ruolo di primo piano e di tutte le istituzioni, quindi parliamo di comuni, di province, che qui non ci sono più, delle regioni, che devono in qualche modo prendere il testimone. E quindi noi, il ruolo che avrà l'associazionismo, io credo, sarà sempre attivo, ma sarà più di affiancamento alle istituzioni, perché poi fra qualche decennio ovviamente si spera che questa nostra vicenda trovi sempre più considerazione. Certo. Lo ha in evidenza, ma ci sono anche comunque alcune proteste che accompagnano la ricorrenza, ci sono anche manifestazioni negazioniste, giustificazioniste che continuano. Che permangono. Ecco, quelle no? lì bisogna cercare di arginarle e far sì che poi, ognuno poi con il suo credo politico, con il suo carattere critico, eccetera, però che sappia che c'è stata questa tragedia che è stata originata da una persecuzione di tipo politico degli italiani. E questa è una realtà che non si può più negare o nascondere. Insomma. Chiarissimo. Proprio su questo mi volevo concentrare, così in chiusura, dopo 70 anni di attività, appunto lo sguardo non è rivolto soltanto al passato ma anche al futuro, su quali basi? Lo spiegava adesso, insomma, soprattutto sul fronte della conoscenza di questa pagina di storia, ma anche c'è qualcos'altro, insomma, che volete portare avanti. Ma il significato non deve essere solo, anche perché il mondo è cambiato, giustamente i giovani hanno altre esigenze, leggono la storia con occhi completamente diversi, devo dire profondamente diversi. Se penso ai miei due figli come hanno studiato la storia, ormai sono grandi, sono in procinto di lavorare, ma fino a qualche anno fa, dico, la storia che studiavano loro non era sicuramente, non rispecchiava il metodo che avevamo noi per studiare. Quindi sempre conoscenze più raffazzonate, più sintetiche, e quindi la materia è diventata un po' come lo era già nell'America del tempo, una materia secondaria, non primaria, no? E quindi recuperare su questo è molto difficile, per cui l'Unione deve essere anche una specie di famiglia, di grande famiglia, dove i giovani devono avere assolutamente uno spazio adeguato, e molto spesso questo non si concilia con la mentalità delle persone un po' più anziane, io mi ritengo fra gli anziani, perché ormai l'età mia è oltre 50 anni, quindi voglio dire sono da tanti anni Presidente dell'Unione. Ecco, da ho quanti visto anni il cambiamento. Perché io sono dal 2005. Dal 2005, quindi insomma. Quindi il prossimo anno saranno 20 anni, sono 20. Tanti, anche troppi, relativamente troppi. E quindi oltre ad ogni cambio che noi abbiamo comunque, la nostra giunta è costituita da giovani, anche molto giovani, bravi, preparati, ma comunque la compagine sociale deve parlare ai giovani, quindi con gli strumenti comunicativi dei giovani. Altrimenti si rischia di avere sì un contenitore, ed è quello che rischiano anche altre associazioni che forse non hanno fatto i cambiamenti nostri, non è una critica ma è un'evidenza. Bisogna parlare ai giovani con gli strumenti dei giovani, non si può parlare di foibe ogni giorno, non si può parlare di tragedie ogni giorno, bisogna dare anche concretezza e quindi dare all'Unione Istriani quello strumento di amalgama, di aggregazione nei modi comunicativi dei giovani. E questo bisogna, su questo bisogna lavorare, su questo stiamo lavorando e credo con una punta anche di orgoglio che moltissime adesioni degli ultimi tempi dipendono anche da questa attività. Abbiamo per esempio una cosa che non ha nessuno, per i soci dell'Unione Istriani da qualche tempo abbiamo realizzato delle case vacanza che sono di proprietà dell'Unione degli Istriani e poi uno può parlare anche della nostra attività andando in vacanza in uno di questi nostri immobili che sono riservati ai soci, certo. Per dire questa è una delle attività, per esempio, nuove che abbiamo messo in campo da diversi anni, ma che trovano, per esempio, una accoglienza diversa. Non è un'attività di carattere commerciale nel modo più assoluto, però è un'attività che dà un valore aggiunto a una comunità che è stata in grado di, come dire, non solo chiudersi in se stessa, piangere sulle proprie certo. disgrazie, ma guardare anche al futuro con nuove attività, con nuove aperture. E ripeto, i giovani comunicano in maniera completamente diversa, lo faranno sicuramente fra qualche anno in maniera ulteriormente
sempre più diverse, evoluta rispetto ad oggi, e quindi per coinvolgere i giovani, al di là delle difficoltà rispetto alla materia, è necessario parlare ai giovani. Parlarne sempre, continuare a parlarne. Allora, grazie al Presidente dell'Unione degli Istriani, l'appuntamento quindi a fine novembre, però sapremo un po' di più sul programma dettagliato già a settembre. Sì, senz'altro. Quindi ci state già lavorando e state mettendo a punto tutto il programma, quindi infatti ne sapremo di più, quindi io la invito a tornare a trovarci presto per ulteriori dettagli su questo importante anniversario. Lo farò molto volentieri, grazie. Grazie, grazie molte, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, in apertura ancora la cronaca: è purtroppo deceduto dopo alcuni giorni di agonia il cuoco Pavel Mark di 47 anni dopo essere stato punto da una vespa. Vediamo il servizio. Noi facciamo prevalentemente cucina casalinga, carsolina, e anche un po', diciamo, abbiamo introdotto la cacciagione. Ecco, mi raccontavi che tu e il tuo co-titolare, che poi incontreremo in cucina, siete cacciatori, quindi avete fatto questa aggiunta, diciamo così. Sì, siamo cacciatori, io devo fare ancora l'esame, lui è già cacciatore tanti anni, abbiamo inserito anche della selvaggina dentro il menù e anche qualche carne un po' particolare che da noi non è tanto conosciuta. Noi Pavel Mark vogliamo ricordarlo così, come uno dei protagonisti della cucina triestina, uno fra i più brillanti fra quelli proposti anche nella nostra trasmissione Peccati in Tavola. È stata la puntura di una vespa a togliergli la vita a 47 anni, un incidente che lascia letteralmente senza parole. Mark è deceduto all'ospedale di Cattinara ieri sera, poco prima delle 20, dopo 4 giorni di ricovero. Il fatto si è verificato venerdì 26 luglio al cimitero di Basovizza, dove il 47enne aveva portato un fiore sulla tomba della madre. Dopo il malore, presumibilmente uno shock anafilattico, Pavel è andato in arresto cardiaco. Dunque è stato soccorso da un'ambulanza e portato con la massima urgenza all'ospedale. Nonostante le cure, l'uomo è deceduto. Non solo un cuoco, ma un intenditore raffinato di vini e un cacciatore per diletto. Tante le sue esperienze nel mondo della ristorazione, fra Trieste e il Carso, ma i più lo ricorderanno per la sua gestione, sino a qualche anno fa, della storica trattoria Gostilna Posta di Basovizza. Al banco e fra i tavoli imbanditi era un piacere sentirlo parlare di gastronomia del territorio e ricette tipiche, immancabile la sua battuta ironica in italiano o sloveno a seconda di chi era il suo interlocutore. Uno dei volti della cucina di frontiera che davvero mancherà a molti, non solo alla sua famiglia. E la commozione nel ricordare l'amico scomparso tradisce la sua consueta verve di uomo tutto d'un pezzo. Emilio Cook, fondatore dell'associazione Cuochi Trieste, ha speso belle parole nel descrivere e ricordare l'amico e collega Pavel Mark, lasciando anche un messaggio ai colleghi, ovvero di presentarsi al funerale con la divisa da cuoco. Vediamo. No, volevo dire che indubbiamente ci mancherà. Con la voce rotta dal dolore, Emilio Cook ricorda Pavel Mark, morto ieri a causa delle conseguenze della puntura di una vespa che ha provocato uno shock anafilattico che non gli ha dato scampo. Dopo un'agonia durata alcuni giorni, ieri sera la triste notizia che ha sconvolto chi lo ha conosciuto, apprezzato e lavorato con lui per tanti anni. Io sono stato il presidente della federazione per 23 anni e lui era uno di quei 8-10 collaboratori sicuramente sempre presente, con tutti quelli che erano invece i nostri sostenitori, no? Ma come cuoco effettivamente ci ha dato una grossa mano ed è stato anche un punto di riferimento nella gastronomia cittadina con la cucina dell'Altipiano, insomma, perché c'è stato, grazie a lui, noi siamo riusciti a collaborare con i cuochi dell'Altipiano. Emilio si appella ai colleghi del settore perché si presentino al funerale di Pavel indossando l'uniforme da cuoco, e anche solo questo messaggio provoca in lui una forte emozione. Il giorno del funerale i cuochi si presentino
al funerale e vengono tutti con la giacca. Il lavoro di Pavel è stato apprezzato dalla città al Carso, ma è stato prezioso anche all'interno dell'Associazione Cuochi Trieste. Ti dico, io ho 75 anni e quando è venuto, ero già vecchio per lui, perché lui è venuto con noi a collaborare con noi quando ne aveva 18-19 e quindi siamo stati tanti anni, tantissimi anni assieme. Ed è stato un grande nostro collaboratore e uno che ha fatto crescere anche l'Associazione Cuochi Trieste e ha fatto crescere anche la Federazione Italiana Cuochi a Trieste. Infine Emilio rimarca il senso d'appartenenza alla categoria che vuole sia rappresentata per l'ultimo saluto al collega scomparso. Quindi no, prima mi sono un attimo così soffermato nel momento di commozione. Vorrei che i cuochi presenti al funerale in massa con la giacca, con la divisa del cuoco, non dello chef, del cuoco, perché noi siamo cuochi. Si chiamava Antonella Colombis, la donna 66enne che ha perso la vita per un incidente in moto sulla strada tra Planina e Unez in Slovenia. La donna nata a Trieste era una restauratrice libera professionista e viveva a Murlo in provincia di Siena. Gestiva una casa vacanze nell'antico borgo etrusco di Pompana. Il conducente della moto, un uomo di 69 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato all'ospedale di Lubiana. Non è in pericolo di vita. Il progetto di Porto Vecchio, come sappiamo, riguarda anche il futuro dei 4 magazzini che occuperà la regione. Intanto la prima asta per l'alienazione di Palazzo Vucetic è andata deserta. Colpa della speculazione, dice l'assessore Callari ai nostri microfoni. Vediamo. Quindi questo è il primo discorso, dare impulso a Porto Vecchio perché per la città è molto importante. A quel punto cosa fare degli uffici regionali? Abbiamo cominciato a pensare a una possibile alienazione, l'abbiamo fatto per esempio con Palazzo Vucetic e lì purtroppo ci stiamo scontrando con la speculazione, perché per una legge che purtroppo non possiamo aggirare, lì dove le gare pubbliche non vedono dei partecipanti, bisogna andare progressivamente a ridurre del 15% il prezzo dell'immobile e di solito chi fa le aste aspetta proprio questo. Ora noi dovremmo un attimino però ragionare su questo, se effettivamente c'è la necessità, noi non abbiamo l'esigenza di vendere a tutti i costi, la regione non ha questo problema. Quindi dobbiamo un attimino ragionare se vale la pena di andare a ulteriori ribassi di gara oppure fare altre scelte. Stiamo valutando anche altre operazioni che probabilmente saranno possibili. Abbiamo, questo detto così, fra di noi qualche possibilità che magari arrivi un imprenditore che li voglia prendere tutti insieme questi immobili in modo da farci delle operazioni di altro tipo. Valuteremo un attimino quali saranno i progetti futuri, però certamente non intendiamo rimanere assolutamente impigliati in una problematica di speculazione edilizia, non è nel nostro interesse, ripeto, non abbiamo nessuna motivazione per svendere, perché la regione non ha per fortuna in questo momento bisogno di svendere, questo credo che sia importante. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti che mette al sicuro il lavoro di oltre 260 persone e la presenza industriale sul territorio. Così l'assessore al lavoro della regione Alessia Rosolen commenta l'accordo di programma firmato l'altro giorno a Roma per il passaggio dello stabilimento Varsila di Bagnoli alla MSC. Vediamo. Ora siamo riusciti, attraverso la convergenza di tutta la volontà del territorio, ma soprattutto grazie alla visione di sviluppo industriale di questo territorio, a mettere in fila tutta una serie di risposte in un accordo di programma scritto a tempo di record, grazie alla disponibilità sicuramente delle istituzioni, sicuramente delle aziende, ma in maniera importante di Confindustria Alto Adriatico e della grandissima attenzione che le organizzazioni sindacali hanno riversato su questo accordo di programma. Abbiamo sulla carta messo in cantiere quelle che sono le priorità per legate allo sviluppo industriale. Si è riusciti per la prima volta a mettere nero su bianco l'impegno da parte del governo italiano
a dare attuazione all'articolo 1 dell'allegato 8 del trattato di pace, quindi credo che ci siano una sorta di manifesto politico di quelle che sono le azioni coordinate che si vogliono mettere in campo sul territorio. Ora siamo al momento del consueto collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per parlare del traffico, della situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Roberto Leonardi. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Dunque, mattinata tutto sommato intensa, ma per noi purtroppo ormai nella norma. Segnalazioni particolari che le devo fare per la giornata di oggi. Abbiamo sempre personale presente sul posto perché c'è l'istituzione del nuovo senso unico sulla piazza del Perugino, nello specifico diventerà solo a scendere da direzione Sette Fontane con direzione Largo Sidi di Sonnino. Abbiamo personale per l'arrivo sgombero nave sulle rive, sulla totalità delle rive, e altre manifestazioni che riguardano la viabilità ordinaria. Proprio per oggi direi che non ve ne sono, perciò direi tutto sommato speriamo un po' più tranquillo nel pomeriggio. Un po' più tranquillo nel pomeriggio, insomma è stata una mattinata abbastanza intensa. Allora, sì. grazie delle informazioni. Niente, si figuri. Buon lavoro e buona giornata, sia lei che i suoi colleghi. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Allora, noi proseguiamo parlando invece della legge finanziaria, l'assestamento della finanziaria regionale. Oggi la Lega, il gruppo della Lega in regione, ha presentato quelli che sono stati i propri emendamenti appunto alla finanziaria. A illustrarli anche il capogruppo Calligaris. Allora vediamo insieme il nostro servizio. Sono tre i principali emendamenti che la Lega ha visto approvati durante la variazione di bilancio della scorsa settimana e presentati questa mattina in Consiglio regionale. Il primo prevede 9 milioni per la riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato. Dopo un confronto con le categorie, la Lega ha puntato su questa misura per sostenere una politica di rigenerazione urbana nei centri storici, riattivando una legge regionale del 2014 per la riqualificazione di immobili in disuso. Ai 9 milioni sull'edilizia si aggiungono 5 milioni a favore di parrocchie ed religiosi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili. Una linea volta a sostenere la manutenzione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di edifici e pertinenze di proprietà destinati al culto o ad altre attività pastorali e parrocchiali. L'edilizia, che è in forte affanno, un settore drogato dal super bonus che potrebbe fermarsi trascinando con sé anche imprese locali e imprese sane. Quindi abbiamo deciso di iniettare subito nel sistema 9 milioni di euro per la rigenerazione degli immobili privati sui centri urbani. Crediamo, perché i centri urbani anche ormai sono desertificati e abbandonati, quindi crediamo sia una misura per intervenire in duplice senso, quindi per sostenere il settore dell'edilizia e per cercare di far rivivere i centri dei nostri paesi, anche quelli piccoli e medi. Una terza misura riguarda gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone con autismo, ai quali andranno 1.800.000 euro. La norma riguarda il finanziamento di sedi e strutture di associazioni, enti e trust che si occupano di autismo e del dopo di noi, cioè strutture costruite con un sistema di co-housing. 1.800.000 euro, sempre per sedi, no? Per intervenire su sedi da dedicare al co-housing per enti, associazioni e trust che si occupano di autismo, per creare queste situazioni dove i ragazzi possano avviarsi a un percorso di vita normale anche dopo di noi, quindi quando non ci saranno più i loro genitori. Valorizzare l'architettura contemporanea per pianificare il futuro di Trieste. Il senso dell'accordo siglato oggi tra il Comune e l'Associazione Arte che fa capo all'Ordine degli Architetti. Vediamo. Valorizzare l'architettura contemporanea e promuoverne la conoscenza anche all'interno delle attività relative al piano regolatore comunale e al piano paesaggistico regionale. Sono questi gli obiettivi dell'accordo firmato oggi tra l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder e l'architetto Francesco Pavanello, presidente dell'Associazione Arte, espressione dell'Ordine degli Architetti. Questo è l'intendimento dell'amministrazione comunale, che mette a disposizione dell'associazione il patrimonio gestito egregiamente da chi cura l'architettura
dell'archivio comunale, ma soprattutto anche in un'ottica di pianificazione generale della città, attraverso i diversi strumenti che altri servizi mettono in campo, che il Comune mette in campo anche con soggetti privati, che miri a dare una pianificazione ovviamente generalizzata a beneficio della collettività. Stiamo sviluppando una ricerca sull'architettura dagli anni 45 ai primi del 2000, su edifici poco studiati e sui quali è necessario fare una ricerca anche di archivio, di dati e riferimenti sui progettisti, sui motivi delle opere realizzate. E dall'Ordine viene rinnovata la richiesta di una casa dell'architettura a Trieste, un progetto al quale l'assessore tiene in modo particolare. Non so se sarò in grado di offrire una casa vera e propria dell'architettura, la dico anche come battuta, visto che ci tengo, a Trieste diciamo almeno un quartierin. Ecco, un quartierin per dimostrare quanto la città stia cambiando, quanto è già cambiata nel recente passato e soprattutto per offrire delle possibilità di conoscibilità di quelli che sono i modelli della Trieste in architettura che vengono sempre più anche visitati. In buona sostanza sono anche un turismo di nicchia, però sono un'attrazione turistica che valorizza i beni che fanno parte del nostro contesto storico, architettonico e culturale. Altre notizie e servizi subito dopo una breve pausa pubblicitaria. A fra poco. Sconti in arrivo nei negozi a tutti i possessori di carta famiglia e l'iniziativa presentata dall'assessore regionale Alessia Rosolen. Il bando è già a disposizione delle attività che vogliono aderire. Vediamo. Sconti di almeno il 5% per i possessori di carta famiglia su generi alimentari, articoli per la casa, l'igiene personale, cartoleria, libri, farmaci da banco, abbigliamento e calzature. E il nuovo tassello lanciato oggi dall'assessore regionale alla famiglia Alessia Rosolen per il welfare territoriale dedicato ai nuclei familiari. In attuazione della legge sulla famiglia, questo è un altro tassello importante, esce un bando a livello regionale aperto a tutti gli esercizi commerciali del nostro territorio, ne uscirà più avanti uno legato al tema dei servizi per garantire da parte del tessuto imprenditoriale e commerciale del nostro territorio, in accordo con l'assessore Bini, la disponibilità ad intervenire a sostegno delle famiglie, parliamo sempre di PIL, di potere d'acquisto, con convenzioni da fare con gli esercizi per la riduzione del prezzo di vendita di alcuni alimenti e di altri articoli per i possessori di carta famiglia. Già da oggi è aperto il bando per le attività commerciali della Regione per aderire all'iniziativa che prevede l'impegno a offrire almeno il 5% di sconto per tutto l'anno ai cittadini possessori di carta famiglia. La Regione invierà ai negozi un kit per la promozione e aggiungerà le attività a una mappa interattiva costantemente aggiornata, disponibile anche sull'app di Carta Famiglia. Attualmente sono circa 40.000 i beneficiari di questo strumento, al quale si può accedere in presenza di almeno un figlio a carico, la residenza in Regione, un ISEE fino a 35.000 euro. Un cucciolo di delfino è stato trovato morto sugli scogli di Punta Sottile. L'animale aveva meno di un mese di vita. Ignota la causa della morte. Vediamo. Un cucciolo di delfino, femmina, è stato trovato morto sugli scogli di Punta Sottile proprio in corrispondenza del noto obelisco che si erge sull'ultimo capo italiano della costa muggesana. Sono stati gli esperti dell'area marina protetta di Miramare a prelevare la carcassa e a pubblicare le immagini. L'animale aveva meno di un mese di vita. Ignota per ora la causa della morte, che sarà il vaglio dei veterinari dell'Università di Padova a cui è stata consegnata la carcassa. Nonostante i 40 kg di peso, non era ancora stata svezzata. Priva di denti, la tursiope mostrava infatti ancora le caratteristiche dei cuccioli, come la forma della lingua ad U per avvolgere meglio il capezzolo della madre, pieghe fetali sul dorso e un residuo di cordone ombelicale. Aveva anche le vibrisse vestigiali, peli che aiutano i cuccioli a percepire la posizione delle fessure mammarie prima di sviluppare a pieno gli altri sensi. Sono stati alcuni bagnanti a segnalare la presenza del delfino, che sul corpo non presentava né ferite né altri elementi visibili a un primo controllo. I dati del delfino
Portino saranno inseriti nella banca dati nazionale sugli spiaggiamenti, punto di riferimento per gli esperti sul tema, anche per altri cetacei e tartarughe. Abusivismo e baby gang. L'Ater di Trieste ha fatto il punto su questo tipo di fenomeni che, seppur non si attestino a livelli preoccupanti, rappresentano una realtà molto attuale per le aree di pertinenza dell'ente. Vediamo il servizio. Abusivismo, baby gang e vandalismi, tre problemi che riguardano l'Ater Trieste, seppur non attestati a livelli da considerare preoccupanti. La prima delle tre criticità è affrontata da Ater assieme alla polizia locale, che proprio in questi giorni ha reso note le attività a contrasto delle occupazioni illegali degli alloggi. Ater ha rilevato un incremento del fenomeno nei propri alloggi e negli spazi pertinenziali come cantine e soffitte. Nel 2024 le segnalazioni hanno riguardato 42 casi, per alcuni dei quali sono già stati effettuati interventi di sgombero, mentre per altri sono in corso le opportune verifiche. L'abusivismo riguarda non solo la periferia di Trieste, ma anche il centro storico, i quartieri in cui il fenomeno è particolarmente accentuato, con il 62% dei casi, sono Ponziana, San Giacomo, Borgo San Sergio, Eltura, Gretta e Roiano, sporadicamente presente nel resto della città. Ciò che caratterizza l'abusivismo triestino è la durata delle occupazioni, generalmente piuttosto breve, visto che, salvo rare eccezioni, non si tratta di occupazioni stabili. Gli inquilini abusivi che occupano spazi Ater senza averne diritto hanno diverse situazioni alle spalle, sono sia italiani che stranieri che di solito cercano una soluzione abitativa per breve tempo. Il lascito a capo dell'ente però rappresenta un danno economico, quale il ripristino dei portoncini, delle serrature, dei serramenti esterni danneggiati durante la fase di accesso non autorizzato e delle finiture interne agli alloggi, spesso oggetto di atti vandalici. A tutto questo si accompagna spesso il furto di energie elettriche e l'utilizzo di apparecchiature per il riscaldamento invernale installate in maniera non conforme alle direttive e delle normative tecniche. Ma le occupazioni abusive, oltre ai costi per la proprietà, causano soprattutto preoccupazione per l'evidente mancato rispetto delle regole, oltre all'insicurezza e alla paura che la presenza di sconosciuti regolari genera nei residenti. Capitolo baby gang e vandalismi. Anche questo fenomeno è in crescita a Trieste, ovvero la presenza di gruppi di minori che si rendono protagonisti di atti di vandalismo, danneggiamenti e molestie. Gli episodi sono già noti alla cronaca, segnalati nelle autorimesse di Cumano, Molino a Vento e Largo Niccolini, lungo le passeggiate e sul tetto di Melara e a Valmaura, senza dimenticare gli ultimi episodi di Via dell'Istria e della zona dei Salesiani. Siamo allo sport. L'allenatore della Triestina, Michele Santoni, non ha per nulla nascosto le ambizioni del campionato alle porte. L'obiettivo è la Serie B. Società e giocatori stanno lavorando per questo. Sentiamo allora un estratto dell'intervista all'allenatore dei Rossola Bardati. Senza paura di ammetterlo, senza scaramanzia che tenga, con la consapevolezza che non sia il solo a pensarla così, l'allenatore della Triestina Michele Santoni ha come obiettivo la promozione in Serie B. Gli indizi che lo portano a dichiararlo apertamente sono diversi, dalle ambizioni della società di raggiungere il medesimo obiettivo dimostrato più volte a parole, fino alla qualità degli elementi a disposizione tra l'ossatura della rosa della passata stagione e i nuovi innesti. Io non mi nascondo dietro a false retoriche o scetticismi, o noi vogliamo andare in Serie B. Se non abbiamo le bip di ammetterlo da subito, non vedrei neanche come facciamo a trovare la motivazione ogni giorno per dare il 110%. La società, la città lo merita, la società sta facendo tutti gli sforzi possibili per andarci, l'ha già fatto l'anno scorso, però aveva meno tempo per prepararsi. E quest'anno andiamo avanti e poi è questo forse il problema del calcio, che poi viene soltanto giudicato nel momento in cui il risultato è acquisito o non è acquisito. Sarà il percorso e il modo in cui interpreteremo questo viaggio da qua al 28 di luglio a capire se abbiamo ottenuto il massimo o non abbiamo ottenuto il massimo, però l'obiettivo è sempre il più alto possibile. Questa città merita andare in Serie B. Le faccio una domanda che piace tanto ai giornalisti, parliamo di moduli, parliamo di numeri in campo, il suo marchio di fabbrica qual è? Quando devo mettere i giocatori su un foglio, ovvio che li disegno sempre in 4-3-3, però costruiamo in 5, attacchiamo in 5, creiamo 4 linee di gioco, quindi ci muoviamo parecchio in campo. Ovvio che poi l'avversario ti condizionerà un pelo, dove chi troverà due spazi. Tanti mi hanno definito De Zerbiano, quindi avremo anche noi il nostro quadrato in fase di costruzione, però per me la cosa importante è poi riuscire ad adattarsi alle qualità dei singoli giocatori e troveremo il nostro modulo di giocare. In partenza comunque i giocatori li stiamo scegliendo per fare un 4-3-3.
Inaugurata ieri sera nella sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevic la mostra Zigaina in scena, realizzata per il centenario della nascita dell'artista di Cervignano. In mostra ci sono bozzetti per il teatro e 3 dipinti del Museo Revoltella. Vediamo. Diversi fili si intrecciano nella mostra del Civico Museo Carlo Schmidl intitolata Zigaina in scena, inaugurata oggi nella sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevic. Intanto il centenario della nascita dell'artista cervignanese e dello stesso museo teatrale e poi il dialogo tra i bozzetti realizzati per le scene del Teatro Verdi di Trieste per 3 spettacoli e i 3 dipinti di Zigaina di proprietà del Museo Revoltella per un omaggio al maestro attraverso le sue opere custodite dalle civiche collezioni. Questo è un omaggio naturalmente ai rapporti di Giuseppe Zigaina con il mondo del teatro che si realizza in questo civico museo teatrale Carlo Schmidl che quest'anno tra l'altro festeggia il suo centenario, quindi c'è anche una coincidenza di centenari. Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto regionale capitanato dal comune di Cervignano del Friuli e curato da Francesca Agostinelli e Vania Struckel e con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'ERPAC, interregionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, allestendo questa mostra che mette in scena, è il caso di dirlo, i lavori per, per le 3 produzioni liriche del Teatro Verdi di Trieste realizzate tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 da Giuseppe Zigaina. Accanto a questi lavori le 3 opere pittoriche del Museo Revoltella. Abbiamo 3 bellissimi quadri che forse pochi hanno visto, che sono venuti alla Revoltella qui allo Schmidl per essere presentati, ma soprattutto, diciamo così, ricordiamo Zigaina nei 100 anni dalla sua nascita, per quello che era un grande artista, un artista di quello che lo spaccato la nostra vita, quindi non un accademico, non infiorettava i suoi quadri e le sue scene, ma rappresentava quello che era in realtà la nostra vita, le gioie, i dolori, le sofferenze. Curata da Stefano Bianchi e Cristina Zacchigna con la collaborazione di Elisabetta Buffulini, Emilio Medici e Cristiano Rossetti, la mostra si avvale del contributo di Franco Però e Susanna Gregorat, del coordinamento amministrativo di Francesco Recanati e del progetto grafico d'allestimento di Basic. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19.30. Prima di chiudere vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste dalle 8 alle 10 avremo ospite in studio il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.